garantiamo vantaggi a chi vantaggi ci assicura. Orniamo con mantelli chi è capace di moltiplicare le nostre croci e i nostri palazzi. C'è qualcuno che ha un grande patrimonio immobiliare, il Vaticano e i suoi enti ecclesiastici, c'è qualche uomo, molto spesso un gentiluomo di sua santità, che ha la possibilità di gestire questo patrimonio immobiliare che altrimenti alcuni preti non sarebbero in grado di gestire e che ha dei legami con il potere politico, con il potere amministrativo. A Cesare quel che è di Cesare, a Dio quel che è di Dio. Lì in mezzo c'è lo IOR, l'Istituto per le Opere di Religione, la banca del Papa, il forziere della Vaticano S.P.A. Che c'è dentro? Opere di bene, fondazioni caritatevoli, la vita terrena della Chiesa, holy business, il danaro santo. E ne occorre tanto. Tutto pulito? Uno scorcio terribile si apre all'inizio degli anni Ottanta. Il crack di Sindona, la mafia, la P2, il Banco Ambrosiano e Calvi, impiccato a Londra sotto il ponte dei Frati Neri, tra i paradisi fiscali e i destini infernali che ci fa lì l'Istituto per le Opere di Religione. Gli inquirenti danno la caccia a un arcivescovo, è Paul Casimir Marcinkus, il presidente dello IOR, ma dovranno fermarsi di fronte al provvidenziale articolo 11 dei patti lateranensi, immunità per tutti i dipendenti degli organi centrali della Santa Sede. Confinato in una piccola parrocchia americana, Marcinkus scompare dalla scena, ma non resterà senza eredi. Il Santo Padre chiede più rigore, nasce la commissione di controllo per punire i peccatori, ma intanto ai vertici del nuovo IOR arriva Monsignor Donato De Bonis e lui ricorda bene la più celebre frase di Marcinkus: non si può dirigere la Chiesa con le sole Ave Maria. Questo libro non chiede delle Ave Maria, ma tiene conto dei soldi, dei bonifici, dei conti cifrati, delle lettere riservatissime che svelano ciò che veramente accadde dopo Marcinkus, attraverso gli anni di Wojtyla e fino ai giorni di Papa Ratzinger. I nostri giorni. 4.000 documenti inediti, l'archivio segreto nascosto in Svizzera di Monsignor Renato Dardozzi, l'alto prelato, il consigliere del segretario di Stato Angelo Sodano, chiamato a far pulizia e a far silenzio, perché lo scandalo poteva sbriciolare le mura di San Pietro quando lo IOR finì anche nella rete di Mani Pulite. Anni 90, la maxi tangente Enimont fu ripulita, riciclata in Vaticano. Sì, ma come? Da chi? Per chi? E quindi sul conto corrente utilizzato da Andreotti, dove Giulio Andreotti aveva la firma insieme a Monsignor De Bonis, ovviamente. Ebbene, su questo conto è passato un pezzo della tangente Enimont. Anima nera, ma quando mai? Ma se mio fratello è stato vicino a tre papi, se mio fratello ha fatto solo opere e ha lasciato opere, non chiacchiere, non ha lasciato un mattone di proprietà. Ma io, caro amico, a proposito di quello squallore di quel libro, devo solo ricordare che quando fu pubblicato nel 2009
una grande giornalista, ma soprattutto medico, perché la signora Maria Rita Parsi, dalle colonne del Resto del Carlino, all'uscita di quel libro, avvisò: sì, lì in Vaticano ci sono cose che non vanno, ma attenzione a quei documenti che fecero uscire come archivio segreto. Ormai su internet è pubblicato tutto. Lei sa qual era quell'archivio segreto delle carte del Vaticano? Pezzi di carta, notizie, dolosamente tirate fuori da un ingegnere che diventa prete a 50 anni, amico di un cardinale che entra nella città del Vaticano in segreteria di Stato e che aspira a posti di potere. Le ripeto, non offendo nessuno, è tutto pubblicato su internet dalla grande rivista che quest'anno fa il 25ennale Riflessioni, diretta da un grande giornalista che era Pierluigi Furcoli, il quale definì quel libro la bufala di Vaticano Spa. Dopo che Monsignor D'Addozzi ha subito delle umiliazioni tremende in Vaticano, dopo che ha dovuto abbandonare l'ospedale Bambin Gesù perché certi poteri non era riuscito a, come dire, a eluderli, ad aggredirli, compreso che è sentitosi perdente e ha voluto fare del bene alla Chiesa, perché questa, la verità non può fare che del bene a chi ne viene a conoscenza. E per questo ci ha lasciato questa eredità di patrimonio incredibile di informazioni, dal conto di Andreotti ai conti di politici, banchieri, uomini dell'imprenditoria italiana che avevano lì i loro soldi, che di questi soldi una parte sono finiti in tangente. Fratello teologo mi raccontò, perché io non ne soffrissi, e mi disse: Mario, guarda, non mai credere ai libri di cronaca, che possono anche diventare squallidi, bisogna aspettare ai libri di storia. E i libri di storia, caro amico, sono venuti, ma sono firmati da Francesco Cossiga, Fotte il potere. Bisogna leggere che cosa ha scritto Francesco Cossiga nella storia d'Italia di questo sacerdote. Mario Tedeschi, direttore del Borghese, il quale pubblica Lo scandalo dell'Ambrosiano, Il controprocesso, premio Vanvitelli, premio letterario Vanvitelli, e poi Luigi Bisignani, il quale, oltre a scrivere e a chiarire nel libro L'uomo che sussurrava i potenti, le verità le ha dette, le ha confessate in televisione. Donato De Bonis è stato sempre un sacerdote onesto, un vero sacerdote di Cristo. Ci sono da parte della famiglia i documenti che dimostrano tutte le falsità fatte di quel libro. Per esempio, dove sono finiti i soldi dell'ematologia in America sui conti cifrati? Lei deve sapere che la cittadina di Pietragalla, dove è nato questo sacerdote, recentemente, col parere della prefettura di Potenza, che rappresenta il governo, non rappresenta un'istituzione cattolica, hanno insieme intitolato la piazza dove è nato questo sacerdote alla sua memoria. Questo le dice la storia, come ha verificato l'onestà di quel prete.
Donato De Bonis lascia erede Giulio Andreotti. La falsità. Donato De Bonis a un certo momento della sua vita, dopo essere, è vero, uscito dallo IOR a 65 anni per il pensionamento, diventa vescovo, però viene colpito da un male, un brutto male che sembrava una sentenza di morte immediata. Allora quel prete a Roma, con il suo fratello ai vertici del sistema bancario italiano a Roma, non chiama il fratello, ma dice ad Andreotti, amico dei papi: muoio per favore, è Andreotti che gestisce quello che io lascio. E il finale poi? Ecco il finale, ecco la storia. Donato si salva perché Dio lo premia, lo fa vivere ancora 6 anni con l'aiuto proprio delle associazioni che curavano le leucemie, dove erano finiti i fondi che sono stati testimoniati all'intitolazione di quella piazza, perché oltre alle autorità religiose organizzate anche dal direttore di Riflessione, questa rivista che ancora oggi vive, è affidato all'arte di questo giovane giornalista che è Alessandro Boccia, oggi 25ennale, è vero? Praticamente lì sono state dette tutte le verità, sono stati dati i documenti, sono state dette cose. Bene, in quella circostanza, le dicevo, a testimoniare la destinazione dei fondi della leucemia in America c'era chi rappresentava il professor Salomon dell'Arizona, dove finirono i fondi per lo studio della leucemia. E quando c'è stata la manifestazione a Pietragalla, è pubblicato su internet addirittura il filmato, si sono recati a Pietragalla due grandi luminari della medicina e della chirurgia, il professor Franco Mandelli e il professor Michele Gallucci, i quali hanno testimoniato le opere di quel prete onesto. Quindi, signori, ecco dove sono finiti i fondi della beneficenza: i seminari, le università, gli ospizi di vecchi. Certo, dava i soldi alle baresse e ai conventi. A che li doveva dare? Alle sinagoghe? Alle moschee? Distribuiva i fondi alle organizzazioni cattoliche, agli ospedali. Sono opere, le chiacchiere se le porta il vento. La storia ha detto le verità. Sono stato un grande amico di Monsignor De Bonis perché lui mi ha considerato importante per la sua vita e ha cercato di aiutarmi nel ruolo di presidente dell'Associazione contro le leucemie. È stato molto vicino a me, è stato vicino quando abbiamo cercato di creare una casa alloggio gratuita per i malati. Mi ha dato delle indicazioni, abbiamo cercato con lui la casa e quando io l'ho trovata, lui è riuscito a partecipare all'acquisto con un finanziamento molto importante, per cui la Banca di Roma ha acquistato la residenza Vanessa, che si chiama così, ma grazie all'intervento anche di Monsignor De Bonis, che ho sempre nel mio cuore e che ho sempre seguito anche durante la sua malattia. Ringraziamolo ancora una volta per il dono di Don Donatino alla Chiesa, alla comunità e per il suo attaccamento alla sua terra. È un esempio per tutti noi. Per piccola che sia, la terra nostra è sempre amata da Dio. Per questo è prezioso. Rivendichiamo la nostra indipendenza, difendiamo confini e riservatezza, eppure accettiamo doni di stati esteri in cambio della nostra indulgenza. Eminenza, dimentichiamo che il regno di Dio non è di questo mondo e rischiamo di confonderlo con lo sterco del diavolo. Ella mi dirà che lo sterco serve a concimare la terra, così come il denaro serve a diffondere il verbo di Dio.
Ma è davvero così? In Italia, negli ultimi 15 anni, grazie a quel sistema dell'8 per 1000, lo Stato italiano ha dato al Vaticano 1.550 milioni di euro, 1 miliardo e 550 milioni di euro per costruire nuove chiese. Noi siamo nel paese in cui c'è il più grande percentuale di rapporto tra cittadini e chiese, abbiamo dato 1 miliardo e 500 milioni di euro per costruire nuove chiese nello stesso periodo in cui le spese dello Stato per l'edilizia popolare, per le case popolari si sono azzerate. Questo ha significato per le nuove urbanizzazioni consentire al Vaticano di poter controllare il territorio capillarmente, che ciò qui significa voti. Quando un politico dovrà cercare voti, gli serviranno le parrocchie che sono ovunque, non ci sono più neanche le sedi del Partito Comunista ormai, così tante in giro, sono solo parrocchie. E poi dovrà attingere ai voti di chi lavora nelle scuole cattoliche, di chi lavora negli ospedali cattolici, di chi lavora nel turismo cattolico. Questo è il motivo per cui poi alla fine, molto spesso a guadagnarci tra politica e Vaticano in questo scambio di favori, sia in realtà il Vaticano. Donato fu il fratello che da bambino già dimostrò di amare Gesù, perché fu chiamato a questa vocazione al seminario di Potenza, poi il seminario di Salerno, poi finì a Roma, alla Università Lateranense, dove conseguì 3 lauree, filosofia, teologia e diritto canonico. Parlava 5 lingue, oltre ai Tevere le cose poi le sanno anche fare, voglio dire, e quindi era questo mio fratello carissimo. Quando ha scelto di diventare sacerdote? Da bambino, subito. Lui fu subito a fare il chierichetto nelle processioni. Insomma, si vedeva che aveva proprio la vocazione a diventare sacerdote. Poi fu vicerettore al seminario minore di Potenza, poi fu rettore e poi un grande cardinale abruzzese che all'epoca era governatore della Città del Vaticano, Alberto Di Orio, lo scelse come suo collaboratore diretto e Donato è stato vicino a quel cardinale fino alla bella età di oltre 90 anni, dal quale ecco il primo riferimento alle opere di questo sacerdote, dal quale ottenne in eredità la villa del Cardinal Di Orio, che era nella zona dei Castelli Romani, la Villa Pontificia. Lui fu l'esecutore testamentario e quella villa Donato la conservò non per i suoi fratelli o le sue sorelle, che ancora oggi vanno al mare con l'ombrellone e con lettino sdraio, ma lì è nato il centro di solidarietà di Don Mario Picchi. Era Paolo VI il Papa dell'epoca e quando Don Mario Picchi, che aveva iniziato la sua opera in favore del dramma della droga che si diffondeva nei giovani della borghesia italiana e particolarmente romana, difficilmente il figlio del contadino usava la droga, quindi questa media borghesia fu avvantaggiata da questa opera che Don Mario Picchi creò e che, siccome aveva locali molto limitati all'inizio, erano tanti i ragazzi che finivano nel tunnel triste della droga che servivano locali più ampi. Quella villa oggi fa ancora vivere la grande opera di Don Mario Picchi, il Centro Italiano di Solidarietà. A mio fratello forse
è stato dedicato qualche quadro, qualche ricordo in quella opera. Problemi di salute? C'era Don Donatino a Pieragalla. Litigavano in famiglia? C'era la pace che Don Donatino si trovava. Amava i giovani, le opere, l'ospizio perché ricoverava i vecchietti. Insomma, la sua vita fu tutta una vita di opere in favore di altri. Quando hanno cercato di infangare quella memoria, hanno potuto dire e inventare di tutto. Non hanno potuto però scrivere che ci sia stata una sola lira risultata assegnata da Donato alla sua persona o alla sua famiglia. Ha sempre distribuito, ma non ha mai preso. Di questi tempi è roba da premio Nobel.